Si è tenuto a Palazzo San Giorgio un confronto fra l'assessora alle attività produttive Angela Martino, la dirigente di settore Loredana Pace e i rappresentanti di Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Coldiretti, Casartigiani, Confesercenti e CNA sulle opportunità previste dai fondi del React EU. Questo incontro è propedeutico alla pubblicazione del bando da 3,8 milioni di euro destinato al miglioramento dei processi produttivi in chiave ambientale, affinché lo stesso sia il più possibile coerente con le esigenze del tessuto economico e produttivo. Obiettivo dell'incontro è stato quindi ascoltare le associazioni di categoria che saranno direttamente interessate dal bando e che hanno fornito spunti utili a soddisfare i bisogni di imprese e artigiani. Le azioni che le imprese possono compiere per rendere il loro sistema di produzione più efficiente e rispettoso dell'ambiente sono molte, ha dichiarato l'assessora, da un uso sostenibile delle risorse all'impiego di energie rinnovabili, al riciclo di materiali di scarto o all'eliminazione della plastica. Il tutto naturalmente finalizzato alla creazione di una vera e propria economia circolare, che sicuramente avrà un impatto più che positivo sulla salute dell'ambiente. Oggi a Palazzo San Giorgio abbiamo tenuto una riunione con le associazioni di categoria per fare il punto su investimenti in tema di economia circolare. L'amministrazione comunale può disporre di 3.800.000 euro da dare a contributo alle imprese del mondo produttivo, commerciale e dei servizi affinché migliorino il loro processo di produzione con un risvolto positivo in termini di impatto ambientale. Questo incontro è propedeutico proprio alla pubblicazione del bando affinché lo stesso sia il più possibile coerente con le esigenze del nostro tessuto economico e produttivo. Nell'arco di una settimana attenderemo i contributi da parte delle associazioni di categorie che abbiamo stimolato in tal senso affinché nei termini che sono stabiliti dal React EU, che è la linea di finanziamento sulla quale insisterà il bando, quindi il 31 dicembre 2023, ci sia il tempo di pubblicare il bando, portare avanti le iniziative sul territorio, impegnare, quindi spendere e rendicontare il tutto.